Ciao ragazzi, buongiorno. Allora, dove stiamo andando? In faccia al pullman stiamo andando, che si era venuto di qua perché c'era un furgone messo male. È una giungla, la City è una giungla. Allora, la Rover è partita, ragazzi. Il mio naso, il mio intuito, il mio istinto ci aveva visto giusto. Il motore non aveva niente. Allora, adesso cosa facciamo? Adesso andiamo a smontare la pompa della benzina, così vediamo un attimino di capire se riusciamo ad arrivare a dargli due botte bene bene bene, vedere se per caso inchiodata riparte, e comunque preventivamente noi una nuova l'abbiamo già ordinata. Quindi adesso batteria giusta, nuova, della sua corretta potenza. Ieri ne abbiamo messa una che era poco potente, faceva comunque sempre un po' fatica in avviamento. Spero sia quello e non sia il motorino di avviamento che abbia ogni tanto qualche problemino con le spazzole. Vedremo, vedremo anche quello. Insomma, adesso piano piano ci sarà da vederla, anche sotto il profilo estetico. Quindi inizieremo a fare in modo di vederla bene anche sotto. Quindi toglieremo questa patina di sporco del box di 4 anni e chiaramente poi sarà oggetto di un meticoloso lavaggio, se non addirittura detailing. Anzi, sicuramente gli faremo un bel detailing per proteggerla e farla tornare al suo antico splendore. Quindi andiamo avanti e torniamo dalla Rover. Ciao. In 300 meters, keep right. Ciao, scusa, se c'è uno che vende ricambi qua, batterie. E questo qua? Stahl Gruber, non capivo. Grazie. Andiamo a comprare la batteria. Andiamo a prendere la batteria nuova per la Rover, ragazzi. E allora, ragazzi, ci abbiamo qua il bambinone da 74 ampere, nuovo per la Rover. Così intanto iniziamo a capire anche che cos'è quel ticchettino in accensione, se è il motorino d'avviamento che ha qualche problema o se invece era soltanto una questione di botta di energia, di botta di elettricità. Andiamo! Ciao Dani! Ciao ragazzi! Oh, ma l'hai vista lavata allora, com'è? Che bello! Ma dai, ma è veramente in ordine, ma cosa pretendi? Adesso gli abbiamo dato proprio una passatina, l'hai visto? L'ho fatta io, no? Queste qua vanno via, sono tutte le striscette, un po' di catrame, un po' di mezzerie. Allora, ieri secondo me non aveva. Allora, montiamo subito la batteria perché così capiamo se il motorino di avviamento, esatto, ha qualche problema. Secondo me no, era solo una questione di spunto, perché naturalmente lei necessita di un 74 ampere e ieri avevamo messo su un 44. L'ho definita nuova ieri, ma erroneamente, naturalmente. Nuova, come vedete, è appena arrivata, siamo andati a prenderla. Che dicevi, che questa batteria qua c'ha un sistema sto morsetto che tu svitti solo qua due giri, due mezzi giri? Molla subito. Quindi due mezzi giri, un giro? Ragazzi, guardate cosa ha pulito il motore. Belli, come piacciono a me, mai lavati, mai toccati. Poi va che c'è la benzina vecchia, eh? Non c'è la pompa. Ah, infatti, non c'è la pompa. Bravo. Qualcosa magari. Cosa? Controlleremo, vediamo un po' cosa, che problemi c'è il motorino ovviamente. Perché continua a farlo. C'è Aldo, ragazzi, c'è Aldo Russo, ve lo ricordate? Aveva vinto, era venuto con me a Padova in macchina. È uno di voi che poi è diventato un amico, lui lavora con le auto da corsa, le auto storiche. Io oggi è venuto a vedere la Rover, la sta vedendo per lui, per voi dal vivo la prima volta. Un gioiello. Ma no, ma adesso non dire così che sembra che t'ho pagato. No, è vero, è bellissima, te l'ho detto. C'ha qualche difettino di carrozzeria, ma vabbè, ma ragazzi, ma è del 2000. Guarda la targa, guarda la targa. Non c'è un segno.
Vediamo là sotto com'è messa. Ta-dam! Vabbè, c'è un po' di ruggine superficiale in alcuni punti da sistemare. Andava in montagna, signor Ferrari. Un po' di sale, purtroppo. Sì, un po' di sale, però non c'è niente che, no, non, è che non va bene, non è passante, innanzitutto. Più che altro guardo sotto per vedere che non ci siano, non abbia avuto incidenti. La Madonna ha tirato giù le collette. Questa ancora te la cavi con... C'è un po' di perdita lì? Un po' di trasudazione, sì, perché gocce per terra non ce n'erano. Figurati se un inglese non aveva trasudazione. Cioè, parlano tanto male di noi, ma ragazzi. Allora, cosa sta cercando di guardare, Daniele? Sto guardando un po' come è messo il motore di avviamento per quel problema che abbiamo in partenza. Perché abbiamo anche comprato la batteria nuova. Però il motorino lo stesso continua ad avere qualche incertezza. Quindi, Dani, cos'è che volevi fare? Volevo tirare una sorta di multilink dietro. O di comunque pulire un attimino i cavi che... Che portano energia, perché secondo te potremmo provare la carta del... Prima di tirarlo giù completamente, anche se non so se risolviamo... Okay. Sì, che sale? Sì, sì. Però vedi, cioè, non è che è intaccato al telaio, no, proprio le parti. A parte che qua lo puliamo comunque un po'. Tu, eh, guarda qua come è messo il parasassi interno. Figurati. C'è una sorta di multilink dietro, un particolare. Interessante come schema dietro. C'è anche gli ammo nuovi, 3000 km. E va bene, andiamo avanti. Apri il motore, Aldo, per favore. Allora, dobbiamo tirare giù il motorino d'avviamento perché fa le bizze. E poi abbiamo già tirato giù la pompa della benzina, adesso vi metto il video. Abbiamo la pompa della benzina prima di ordinarla nuova. E via! Dai, dai, dimmi che è quella. Mamma che pompone, oh. Merda. Merda, merda. Allora, aspetta. Andiamo. Ed è arrivata anche quella nuova. Ragazzi, apriamo la nuova pompa della benzina, è arrivata con Autodoc. Prima volta che compro qualcosa da Autodoc, eh. Ta-dam! Vediamo se è compatibile. Il diametro, il tappo di chiusura è lo stesso. Speriamo vada bene. Adesso lo scopriamo, ragazzi.